A ogni nuova stagione la moda ci propone tutta una serie di nuove tendenze, facendoci a volte credere che se non buttiamo tutto quello che abbiamo già nel nostro guardaroba e acquistiamo un intero guardaroba nuovo, non avremo davvero niente di attuale da mettere. Secondo me non è assolutamente così, a volte basta una piccola analisi del nostro guardaroba, del contenuto dei nostri armadi per farci capire che in realtà molte delle nuove tendenze o presunte nuove che la moda ci propone sono già nel nostro armadio, per cui non dobbiamo fare altro che rispolverare i piccoli gioielli che l'armadio di ognuna di noi contiene e imparare ad abbinarlo in chiave moderna. E una prima nuova tendenza di quest'anno, o meglio un ritorno di tendenza, riguarda tutte le scarpe comode. Non so se ci avete fatto caso, ma quest'anno segna un grandissimo ritorno del tacco basso, del tacco medio, declinato in tanti modelli super comodi, dalle ballerine alle scarpe a tacco medio, magari modello slingback, che comunque sono assolutamente portabili anche magari nei centri storici dotati di sanpietrini. E in particolare, tra tutti questi modelli, un grande ritorno lo fanno proprio i sandali comodi, quei modelli magari un po' bruttarelli, che alcune però piacciono così tanto da farne un elemento distintivo del loro stile, come per esempio le care vecchie Birkenstock. Io, per esempio, possiedo il modello Arizona. Devo dire che fuori casa le metto poco, magari le metto al mare al posto delle ciabatte da spiaggia perché le trovo davvero ultra comode. Però ecco, se amate questo genere anche al di fuori delle pareti domestiche, questo è il vostro anno, perché tutti questi modelli di sandalo comodo, basso, a volte dall'aria un pochino anatomica, stanno facendo un grande ritorno. Una seconda tendenza che probabilmente molte di noi hanno già nell'armadio sono le scarpe di vari modelli con il tacco basso come elemento comune. Tra questi tacchi troviamo per esempio gli amati kitten heels che molte donne privilegiano, che sono quei tacchettini piccoli un pochino rientranti che però anche se hanno solo pochi centimetri da offrire regalano comunque eleganza al nostro passo. Un'altra tendenza forte di quest'anno, che io non ce l'ho personalmente ma molte di voi senz'altro avranno, sono le scarpe di vari modelli di colori pastelli o addirittura bianco, avorio e cru, tutte queste sfumature che di solito impazzano proprio in primavera. I colori pastello e il bianco sono comunque i protagonisti della primavera, e questo non solo quest'anno, ma declinati nelle scarpe sono un po' una novità dell'anno, o quantomeno fanno un ritorno rispetto a stagioni passate dove vedevamo piuttosto tonalità neutre. In particolare quest'anno vedremo moltissimo bianco nelle scarpe, che io personalmente trovo un pochino sporchevole, un pochino difficile da trovare, ma dipende anche dal tipo di calzatura. Possiamo per esempio sfoggiare un paio di candide sneakers bianche, sto pensando alle mie Possession di Steve Madden, oppure optare per sandali, modelli décolleté chiuse, oppure quelle aperte, le classiche slingback, declinate appunto in queste delicate sfumature. Un'altra tendenza molto forte della stagione, ne abbiamo già parlato in altri video, sono le classicissime slingback, che quest'anno fanno un grande ritorno. Si tratta di quei modelli che sono aperti sul tallone e sono dotati di solito di un piccolo cinturino che permette naturalmente di trattenere bene il piede. A me personalmente piacciono moltissimo, mi piacciono in diversi modelli, soprattutto quelle a tacco medio, medio basso, magari un pochino larghe e con la piccola punta davanti, oppure se preferite anche con una punta più stondata o squadrata a seconda del modello. Questo è un modello che quest'anno va tantissimo e secondo me rimarranno poi, anche una volta passata un pochino la moda, un grande classico del guardaroba. Per cui se c'è un modello su cui vi consiglio di investire, se ancora non le avete nel vostro guardaroba, sono proprio le slingback. Un altro modello che quest'anno si vede tantissimo sono le scarpe bicolor, magari proprio nel modello slingback, ma anche chiuse dietro, quindi le classiche décolleté, effetto bicolore, quindi con la punta scura e il resto della scarpa magari in un colore contrastante, oppure anche in un colore tonale vicino come sfumatura, ma magari con una texture diversa. Sto pensando per esempio al modello Chanel, che poi è stato imitato da tantissime altre case, per cui non dobbiamo per forza spenderci troppo,
che sono fatte magari di un tessuto effetto tweed, proprio molto effetto Chanel, e poi hanno la punta magari scura, che io personalmente trovo davvero deliziose. Un altro modello che sta andando tantissimo sono le Mary Jane. Le Mary Jane ormai sono di moda già da qualche stagione, ma quest'anno le vediamo declinate anche nelle classicissime ballerine. Infatti quest'anno è un po' un ritorno delle ballerine, ma non tornano quei modelli un po' da bambina, da paperetta con la punta tonda, ma tornano appunto magari effetto Mary Jane, quindi con l'accetto sopra che chiude un pochino il collo del piede, che trattiene ancora meglio il piede, e quindi sono molto adatte anche proprio per essere indossate se dovete camminare. Sono molto comode e hanno anche un tocco veramente un pochino all'avanguardia, adatto se volete sfoggiare qualche tendenza fresca fresca. Se ancora proprio non le avete nell'armadio, potete senz'altro facilmente porre il rimedio, perché le vendono un po' dappertutto. Un altro modello fortissimo che molte di noi avranno, io le ho per esempio, sono vecchissime le mie, un po' anche scalcagnate per cui non le ho ancora messe, sono le Adidas Samba. Sono veramente di modissima, le stiamo vedendo dappertutto, declinate in vario modo, dagli abbinamenti più sportivi, magari con i jeans, quelli molto larghi che scendono quasi a coprire la scarpa, ai look un pochino più classici, magari addirittura da ufficio, che con questo particolare modello classicissimo di casa Adidas acquistano subito un tocco attuale e molto 2024. Un altro modello che probabilmente in una forma o nell'altra moltissime di noi possiedono già è il mocassino leggero. Quest'anno, a differenza delle stagioni precedenti dove c'erano questi mocassini molto pesanti, soprattutto con la suola magari a carro armato molto molto presente proprio all'interno della calzatura, quest'anno assistiamo a un ritorno del mocassino, quello, la classica car shoe proposta anche da Tod's ormai da moltissimi anni, ma anche declinata in modelli per esempio in cuoio leggero. Ne ho visti di bellissimi da Mango, ve li linko qua sotto insieme ad altri suggerimenti, e che facilmente possono arricchire il nostro guardaroba. Tra l'altro sono una delle scelte non solo più classiche ma anche assolutamente più comode, versatili, perché si prestano a tantissime occasioni, da quelle lavorative se lavorate in ufficio a quelle più del tempo libero. Un altro modello che quest'anno andrà molto, soprattutto andando avanti con la stagione, sono i sandali intrecciati o traforati. Praticamente questo elemento del traforato lavorato all'uncinetto, che sembra tale, che ogni primavera ricompare anche nella moda, che quest'anno è particolarmente presente anche a livello di abbigliamento, lo ritroviamo anche nelle scarpe. Quindi sì ai modelli di questo tipo, che probabilmente abbiamo già in una forma o nell'altra, o se non l'abbiamo, perché non investire in un sandalino di questo tipo. E infine, per chiudere questa carrellata, un modello che sicuramente molte di noi hanno sono le ballerine a punta. Vi ho già parlato di quelle modello Mary Jane, quindi con l'accettino sopra, che sono veramente molto attuali e regalano un tocco di novità a qualsiasi look, ma anche quelle a punta sono forse un classico senza tempo e quest'anno vanno particolarmente di moda. Per cui se siete donne che indossano le ballerine, io purtroppo non posso metterle perché ho un problema proprio alla pianta del piede, che è molto arcuata, quindi mi fanno un male terribile dopo 100 metri, ma se siete donna da ballerine quest'anno investite in modelli un pochino più alla moda, un pochino più adulti, perché ne trovate davvero tantissimi in tutte le fasce di prezzo. Spero che questa breve carrellata vi sia piaciuta, vi abbia invogliato magari a fare un decluttering, un cambio di stagione, a rispolverare quello che già avete nei vostri armadi e ad arricchire così i vostri look, il vostro guardaroba, le possibilità, le opzioni che avete di giocare con quello che avete già. E se poi avete voglia di un po' di shopping, per carità, chi sono io per impedirvi di farlo, di comprarvi magari qualche nuovo paio di scarpe, privilegiando magari quelli che al di là della moda andranno per la maggiore anche nelle prossime stagioni. Spero che questo video vi sia piaciuto, se è così qua sopra vi lascio subito altri due video a tema da guardare. Ci vediamo prestissimo per un altro video, ciao!